Onorevole Berlusconi ha detto stanzieremo dei fondi a favore del Veneto, soddisfatto? Intanto vedremo quando ci saranno i fondi, di sicuro un impegno pesante da parte del Premier, in fondo il Veneto merita questi fondi in quanto hanno avuto i nostri cittadini tanti danni e hanno appena finito di pulire le loro case ed è giusto dargli una mano. Il maltempo continua? Sì, per fortuna non così grave come la settimana scorsa e speriamo che non faccia altri danni. Le preoccupazioni viste sul campo che la gente ha bisogno di aiuto, gli imprenditori, i cittadini, gli anziani e i giovani. Noi abbiamo l'obbligo morale di dare delle risposte economiche. Oggi il fatto che Bossi e Berlusconi siano lì è un fatto importantissimo e il governo e tutto il Parlamento deve dare risposta alla realtà che ha sempre dato tanto al Paese e che adesso chiese in attesa del federalismo le risorse adeguate. Questo è l'impegno della Lega. Quando ci sono 500.000 cittadini di una regione come la nostra che è stata coinvolta in questo dramma e che vede drammaticamente ferme anche tante attività produttive che servono per il benessere del paese complessivo, è logico che lo Stato non può dimenticarsi di queste realtà e di questi disagi umani. Oggi il nostro segretario federale Bossi e il Presidente del Consiglio sono andati a fare sopralluogo per tranquillizzare le persone. Io penso che il fatto che oggi Bossi e Berlusconi siano andati a Vicenza, che è stata la zona più colpita del Veneto dall'alluvione, sono andati per garantire questi fondi. Non posso pensare che i nostri ministri e il Presidente del Consiglio vadano nel Vicentino solamente per salutare. Quindi credo che i fondi ci saranno, credo che si sia ben capito che oggi i veneti, che comunque si stanno già rimboccando le maniche, come hanno sempre fatto, però attendono anche il dovuto dallo Stato, perché rimboccarsi le maniche non è più sufficiente. Penso che il fatto che Bossi accompagnasse il Presidente del Consiglio sia una grande garanzia per i veneti che ciò che loro attendono lo avranno. Mi sembra che la visita di oggi di Berlusconi e di Bossi vada in questa direzione, si sono resi conto effettivamente dell'importanza, dell'estensione della calamità e quindi hanno manifestato appunto la loro volontà di far arrivare in Veneto dei fondi che ricordiamo il Veneto merita e quindi il Veneto ha sicuramente a chiedere fondi, ma quella dignità che come paese importante, come regione importante per l'economia globale del nostro paese sicuramente merita.